bambine e bambini, signore e signori, buonasera. Mi chiamo Freddy e sono lieto di presentarvi lo spettacolo che va per cominciare. Ci troviamo a Punchlandia. Qui vivono il re Punch III e la regina Giuditta. Ciao, come stai? Bene. Come ti chiami? Marco Lucci, felice di essere in questo posto meraviglioso, dove vengo per la seconda volta e dalla prima porto con me un ricordo molto affettuoso, molto caldo, quindi sono felice. Di dove sei? Vengo da Perugia. Cosa fai nella vita? Faccio il burattinaio. Da burattinaio, quando? Diciamo, e qualcos'altro anche. Mi occupo di scrittura, di scenografia e lo faccio da più di 20 anni. Come hai incominciato? Ho iniziato per caso, mi piaceva scrivere, suonare, c'era una compagnia di teatro che frequentavo, all'interno della quale alcuni dei partecipanti avevano una piccola formazione di burattini a cui mi hanno invitato a partecipare, così per la prima volta ho messo le mani nei burattini e poi non l'ho più tolte da lì. Il posto in cui sei cresciuto ha influenzato la tua arte? Per opposizione. Nel senso che vengo da un posto che si chiama Scheggia e Pascelupo, molto, come dire, montano, per cui con pochi stimoli culturali, e quindi quello che era l'arte o la cultura arrivava da lontano, soprattutto attraverso i dischi, al tempo suonavo. E quindi per opposizione ero molto curioso verso tutto quello che non conoscevo. Cosa ti spinge a fare il burattinaio? Credo molto nel fatto che abbia ancora senso oggi mettere una storia in una valigia, per metafora, fare una strada, incontrare delle persone e raccontarla loro. Di cosa parlano i tuoi spettacoli? In genere cerco di affrontare delle domande, come dire, importanti, che a volte si rifanno anche alla mitologia. Ad esempio, in quello che vedremo questa sera c'è Edipo Re, e quindi l'opposizione tra la generazione dei figli e dei padri, il perché del destino, e questi sono i temi che mi ispirano. Fai anche degli spettacoli classici? O anche dei spettacoli nuovi? Sì, adesso stiamo allestando una tempesta da Shakespeare, liberamente tratta. In questa fase ti fai dare una mano da qualcuno di creazione dello spettacolo? Sì, siamo sempre un gruppo. Con i miei spettacoli sono spesso in scena da solo, ma faccio parte di un gruppo grande che si chiama Fonte Maggiore, ed è un centro di produzione teatrale, di un gruppo nutrito e storico, per cui attualmente mi diverte molto lavorare in gruppo. E parlerò in coro, se non parlerò racconterò tutto. Tu non parlerai fino al giorno in cui bebè non avrà compiuto 16 anni. Il tuo parlare sarà il cracchiare dei corvi e delle ragazze. Ada, tu non sei la sua... Come, scusa? Non ho capito bene l'ultima sillaba. Potresti ripetere? Sul palco cosa porti? Porto una stagione di pensieri, in genere. Il lavoro è un condensato di pensieri, ma anche di oggetti, in questo caso in particolare. E quindi questo condensato ha dentro di sé ricerche, letture, scritture, errori, correzioni, esperienze, incontri, tutto questo. Dove prendi ispirazione? Da dove prendo ispirazione? Ma in genere arriva da sé. Arriva da sé perché io posso cercare in una direzione, ovvero affrontare un tema, ma poi la storia sorge un po' da sé, e quando funziona poi a quella uno si attacca per espanderla.
ti piace fare lo spettacolo? Ti piace il palco? Sì, molto. O hai paura? No, io sul palco sto bene, mi piace molto. Hai una scaramanzia prima di salire sul palco? No, ho delle ritualità, ad esempio mi tolgo l'orologio e gli anelli, pongo l'orologio in una posizione chiara che per me sia ben visibile e mi riscaldo, mi concentro. Che oggetti usi durante lo spettacolo? Cosa usi? Burattini in particolare, in questo caso specifico ancora di più, tanti burattini. L'aspetto puramente visivo, le visual piuttosto che la scenografia, piuttosto che il modo di stare sul palco, per te è fondamentale e come lo usi? Sì, devo dire che credo ancora che la storia sia la carta vincente, ma sempre di più credo che la parte visiva dello spettacolo è molto importante per il pubblico. In che lingua sono? In italiano, però recito anche in tedesco. E come mai la scelta dell'italiano? Perché non ho il dialetto? Non mi piace molto il dialetto della regione da cui vengo e credo che l'italiano sia una bellissima lingua. La prima! Oh, sei proprio forte! E come te la cavi con le tabelline? Intendo dire, tuo papà e tua mamma te l'hanno insegnate? Ma quale papà? Io vivo solo con la mamma! Mia mamma con le tabelline... Non è capace nemmeno di contare fino a 10. Per lei uno vale 100, un giorno vale un secolo e 1000 anni un secondo. Lascia stare mia mamma con i numeri, può perderci la testa. Vabbè, dai, bebè, non prendertela per così poco. Ci penso io a insegnarti le tabelline. È un gioco da ragazzi, parola di Freddy. Va bene, iniziamo. Subito, le tabelline dell'uno. Uno per uno. Domani. Come? Patate! Ma no, uno per uno fa uno! Lockdown, durante questo periodo infausto per i più e per le più, hai continuato a creare spettacoli, a tirare fuori idee oppure... Dunque, per me sono una mosca bianca perché il lockdown è stato un momento per recuperare ed elaborare tutta una serie di progettualità e pensieri che erano rimasti indietro. Per mia fortuna vivo isolato in campagna, per cui questo isolamento non è stato quello di chi ha dovuto affrontare quel periodo in un monolocale. Devo dire che è stato pesante dal punto di vista del contatto umano, ma non così tanto come per appunto chi magari viveva in città e quindi ho potuto continuare a lavorare. E ovviamente non sei riuscito ad andare in giro a fare spettacoli. No. Non hai approfittato di questo momento per fare spettacoli online? No, non ci credo. Un'altra forma, che però non si può definire spettacolo, sì. È stato un momento in cui ho stretto molti legami grazie alle call, grazie all'associazione Unima di cui faccio parte, per avviare delle progettualità che erano rivolte al video e quindi anche per produrre teatro di figura destinato al video, ma da lì a chiamarli spettacoli direi che ci passa ancora. Ecco, ambiente virtuale, i social ti piacciono, li usi? Instagram, Facebook? Credo che siano importanti, ma sono uno strumento che probabilmente non fa per me, mi annoia un po'. E li usi per promuovere i tuoi spettacoli oppure no? No, li uso per, diciamo, a traino. Cerco di raccontare un po' la mia attività, ma l'uso che ne faccio non è così assiduo da poterlo dire strutturato come una funzione, no. Hai dei progetti futuri? Molti. Tipo? Nuovi allestimenti, nuovi progetti. Andare in vacanza, incontrare persone con cui sviluppare nuove avventure artistiche. Devo dire che questo lavoro mi porta a definirmi fortunato perché mi dà anche la possibilità di conoscere luoghi meravigliosi come questo dove siamo questa sera, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista culturale, che dal punto di vista naturalistico. Nonostante viaggiare sia spesso una fatica, è anche un privilegio per me irrinunciabile.
un consiglio alle nuove leve che incominciano a fare i teatranti, i burattinari. Difficile. Guardate tanto teatro, guardate gli spettacoli degli altri. Tre artisti del tuo campo e non solo che bisogna assolutamente conoscere. Gigio Brunello, Alessandro Serra, ma ce ne sono molti. Mi limito a Neville Tranter come terzo, ma la lista sarebbe lunga. Molte grazie. Ciao ciao. Ciao. Bebè? Ma cosa ti viene in mente? Io voglio sapere tutta la verità. No! Sì! No! Sì! E va bene! La verità è questa! Quando sei nato, nessuno ti voleva! Per questo io ti ho fatto la mamma! Sei contento adesso che lo sai? Chi era mio papà? Ti ho visto una sera, eri un fagottino bianco in mezzo alla neve, davanti all'uscio di casa. E c'era un uomo che si allontanava a cavallo. A cavallo? Sì, a cavallo, ma a cavallo di un dromedario. Anzi no, era un mulo. Ma che dico, era di certo un asino. Un asino che aveva le orecchie gialle